Ciao a tutti, benvenuti in un nuovo video haul. E come ormai si sta ripetendo da qualche mese, ogni mese io acquisto da Crazy Factory, ma è inevitabile perché magari in un momento in cui non ho grandi cose da fare, voglio passare un pochino il tempo, vado di solito appunto a guardare se c'è qualche novità e state sicuri che io qualcosa su quel sito trovo sempre. Ma prima vi ricordo di iscrivervi al mio canale se non siete iscritti, attivando anche la campanellina per le notifiche, e soprattutto vi invito a seguirmi sui social, e sotto trovate appunto i link, soprattutto Instagram, a Facebook, ok, lo uso solamente per postare le notifiche dei video che carico, ma su Instagram invece pubblico quasi tutti i giorni foto, quindi vi invito a seguirmi anche lì, perché lì veramente io mi diverto a condividere tutto quello che mi piace. Comunque, fatta questa piccola premessa, vi faccio vedere cosa ho preso questa volta. E non sono tantissime cose, però mi piacciono tutte tantissimo. Inizio dalla cosa un po' più, diciamo, diversa dal solito, e cioè un paio di ciglia finte. Ora, poi tutto vi farò vedere anche tutte le cosine indossate, così vi dirò un po', insomma, anche cosa ne penso con le cose indossate. Allora, ho preso le ciglia finte, queste, che così mi hanno colpita perché non sono troppo vistose, secondo me, e sono quindi perfette da, non dico tutti i giorni, però comunque per andare tipo anche a lavorare, per uscire, perché io solitamente non indosso ciglia finte, ma ogni tanto le metto, tipo anche oggi ce l'ho, e ogni tanto quindi mi piacciono, però non quelle troppo esagerate, anche perché io comunque, essendo piccolina, avendo comunque un viso piccolo, ciglia troppo sparate, insomma, farebbero veramente uno strano effetto su di me. Quindi queste mi sembrano veramente carine, e quindi non lo so, queste non le ho ancora provate. Comunque, queste comunque le ciglia le vendono senza la colla. Poi, inevitabilmente, io ho dovuto prendere di nuovo una collana. Loro la chiamano collana vintage, ma secondo me è più stile gotico. Ed è incredibile come io ogni volta riesca a trovare una collana che mi piace più di quella che ho preso la volta precedente. Questa mi piace tantissimo, poi non vedo l'ora di farvela vedere indossata, perché ha questo dettaglio dorato e che sbrilluccicante, che crea veramente un bellissimo punto luce, secondo me. E comunque queste collane fatte di pizzo io le trovo veramente sexissime. E ripeto, secondo me è anche un bellissimo pizzo, perché è comunque rigido, sta bene addosso, e io questa poi con questo cameo la adoro veramente tantissimo, mi piace tanto, quindi poi questa ve la faccio vedere indossata. Allora, ok, questa è la collana, come vedete è davvero bellissima. È regolabile ovviamente dietro, quindi è adatta a tutti, e voilà, questo punto luce io lo stra adoro, la rende veramente particolare, diversa da tutte le altre. Queste catene poi le trovo sexy da morire, e sono collane queste, secondo me, che vanno molto a impreziosire questa zona del collo che a me piace tanto. E quindi sì, questa è la mia nuova collana gotica. Poi questa volta ho voluto prendere anche due braccialetti. Allora, uno è questo. Ogni prodotto vi arriva confezionato nella sua bustina, è tutto sempre ben imballato. Ho voluto prendere questo elastico. Questi, vabbè, li posso far vedere anche indossati così. E è elastico ed è fatto con queste perle viola, però sono un viola di diverse comunque tonalità, sembrano veramente delle
pietre vere, fantastiche, e il resto è fatto di pallini di metallo. Come vedete, anche io che ho il polso piccolo, questo mi sta veramente bene e mi piace, è delicato come piacciono a me i braccialetti, più o meno, poi vedrete che comunque non ne ho preso un altro molto delicato, però sì, questo dai, questo è carino e è comunque anche un pochino pesante, quindi secondo me comunque non si dovrebbe rovinare facilmente. Poi però ne ho preso un altro. Ah, qui c'erano anche i cosini, questi assorbi umidità, probabilmente perché è simil pelle, non dico che sia pelle. Ho preso anche questo fatto così a fascia, perché io adoro i bracciali a fascia, e intanto me lo sto anche mettendo. Ah, come vedete ha due possibili chiusure, una più larga e una più stretta, e io questi dettagli li adoro sempre tantissimo. Allora, ovviamente ora dovrà prendere la forma del corpo, quindi scaldandosi migliorerà, però anche questo a me piace, questi bracciali piacciono, anche perché se mi seguite su Instagram avete visto che io ogni tanto amo lo stile un po' tutto scuro, tutto nero, tutto un po' dark, e secondo me nei miei look dark questo bracciale ci sta veramente, non dico bene, ma benissimo. Quindi questo ora lo metto un tantino steso che mi prende un pochino la forma, però sì, questo mi piace, ovviamente è l'opposto di quello di prima. E poi passiamo a tre piercing, quello ve li dico che ho preso, e questi appunto ve li farò vedere indossati, anche perché non vedo l'ora di vedere che effetto fanno. Allora, uno è questo, un po' diciamo spiritoso, perché ha la pallina nera e il teschietto di plastica bianco con il fiocchetto nero. Io adoro i teschi, infatti sto pensando proprio anche ad un prossimo tatuaggio con un teschio, però mi piacciono comunque così, un po' femminili, e quando ho visto questo ho detto questo è il piercing per me, perché è un teschio non serio, ma nemmeno troppo sciocco, è femminile e mi piace tantissimo. Se notate ha anche gli occhietti a forma di cuore, cioè questo io lo adoro. E voilà, questo è il piercing super super simpatico con il teschio, che io praticamente già adoro, ma lo adoro veramente tantissimo, è il mio, non c'è nulla da fare, questo è il piercing che mi rappresenta al massimo, e quindi sì, questo è tanto carino, poi è veramente preciso per le mie dimensioni, e quindi sì, questo mi piace tantissimo. E poi ho preso due piercing uguali, ognuno con la sua bustina, uguali ma diversi. Mi ha attirato molto questa cosa dei gioielli neri, infatti se avete visto anche appunto da Crazy Factory ho preso due anelli neri, e quindi ho voluto prendere anche questo piercing che è praticamente tutto nero, però ha la particolarità di avere il brillantino anche nella pallina superiore, e io, a parte tutto nero, però anche con il brillantino nella parte superiore non ce l'avevo, e quindi questo mi ha attirato tantissimo. Ho voluto prendere questo verde, c'è anche questo, ma quanto è carino con tutti questi brillantini sia sopra che sotto, lo trovo veramente molto molto carino. Nero poi mi piace da morire, risalta tantissimo considerando che io sono appunto molto molto chiara, e quindi sì, si abbina anche con il mio tatuaggio, quindi questo io lo adoro quanto quello di prima. E quest'altro che invece ha la banana di metallo ed è nero con i brillantini bianchi. Questo invece è molto molto elegante, secondo me carinissimo, è comunque vistoso perché non passa molto inosservato,
però è più leggero, più delicato dell'altro e comunque mi piace anche questo. Anche questo la misura è giusta, cade preciso, mi sembra, insomma, più o meno, e quindi sì, anche questo promossissimo. Basta, quindi stavolta il mio video haul finisce qui. Ho preso veramente poche cose, però sono quelle cosine che, anche se sono poche, comunque ti rinnovano un po' i gioielli che hai, le collane, insomma i bracciali. Quindi, comunque, qualcosina di nuovo la porti senza spendere un patrimonio. E comunque, le cose secondo me sono anche di qualità. Io ormai, ecco, è un sito che uso da un po' di anni e mi ci trovo bene con i loro prodotti a livello di qualità. E quindi niente, questo è tutto per oggi. Vi ricordo ovviamente di iscrivervi, di seguirmi sui social e ci vediamo al prossimo video. Ciao!